Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Ciao ragazzi, rieccomi qua. Bentornati all'Angolo del Rossonero, sono Gabri e innanzitutto volevo di nuovo ringraziare sempre, io ringrazio in continuazione ogni inizio video perché stiamo crescendo sempre di più. Siamo a 69 iscritti ragazzi, 69 iscritti, un traguardo meraviglioso che non avrei mai creduto assolutamente in così poco tempo. Lo so, mi ripeto ogni video, ogni frase che dico purtroppo è sempre quella, però ci tenevo a ringraziarvi tutti quanti perché veramente mi state dando un supporto incredibile anche con le visualizzazioni. Purtroppo i like tenteniamo un pochettino, ma non c'è problema assolutamente, l'importante è cominciare con gli iscritti e con le visualizzazioni. Allora ragazzi, sicuramente avete letto tutti la notizia che casualmente Orsato non è più disponibile per Milan Juve e quindi ci sarà Di Bello stasera ad arbitrare. Casualmente va bene così, boh, non mi interessa neanche il perché, va benissimo così. Milan Juve ragazzi, Milan Juve, cosa dire su Milan Juve? Ci sarebbero tante cose da dire su Milan Juve, troppe, ma sarebbero tutte banalità, sarebbero tutte cose che comunque sia noi milanisti che sia juventini che anche quelli comunque appassionati di calcio provano, non si vede l'ora di entrare in campo, di guardare la partita e tutti e due abbiamo un obiettivo assolutamente grandissimo. Adesso oggi il Napoli ha vinto, quindi il Milan in questo momento è terzo. Ieri l'Inter ha vinto, non mi soffermo a parlare dell'Inter perché non ho voglia di fare polemiche o cose del genere. Va benissimo così, la partita si è vista, va benissimo così. E il Napoli ha già vinto, la Juventus deve lottare per arrivare quarta e noi dobbiamo tenere lì l'Inter perché poi dopo la sosta c'è il derby. Quindi bisogna assolutamente fare attenzione ragazzi stasera. Bisogna assolutamente fare attenzione. Ci vuole cuore, ci vuole testa, ci vuole anche l'anima. Il cuore perché bisogna impegnarsi tutti i 90 e passa minuti, tutti, perché la Juventus è una brutta bestia, lo sappiamo, è pericolosa e comunque c'è un obiettivo, come ho detto c'è già un obiettivo, comunque il quarto posto in primis, poi vediamo che cosa succederà. E ci vuole testa perché comunque non bisogna perdere la concentrazione, perché ultimamente abbiamo preso dei gol veramente da stupidi, con delle disattenzioni che veramente, se fossimo stati veramente con la testa in campo in quel momento lì, in quell'azione lì, non avremmo subito, né col Napoli, anche se era da calcio d'angolo, né col Genoa, e né con i due con l'Empoli, anche e né con lo Spezia, al di là di tutto. E l'anima, perché comunque bisogna darci l'anima, bisogna uscire dal campo sputando l'anima, bisogna veramente boccheggiare alla fine della partita, sdraiarsi per terra e dire non ce la faccio più, però bisogna uscire così, anche nella sconfitta sempre a testa alta, però bisogna metterci queste tre cose, cuore, testa e anima. Ci metti queste tre cuore, siamo soddisfatti, ovviamente che se perdiamo 4-0 impegnandoci c'è qualcosa che non va, quello è sicuro. Però comunque l'importante è metterci queste tre cose, poi vediamo, noi giochiamo, ritorniamo a giocare come sappiamo fare, come comunque abbiamo fatto con lo Spezia, non voglio dire assolutamente di no, assolutamente, speriamo che Szczęsny non sia in forma come Provedel, quello sì. Il nostro undici titolare finalmente, ci sono dei graditissimi ritorni e scelte comunque abbastanza aspettate visto le ultime uscite dalla squadra. Allora, cominciamo, in porta sicuramente sarà Maignan, io mi tocco e faccio le corna perché anche durante il riscaldamento può succedere qualunque cosa a noi, per come sta andando con infortuni, positivi eccetera, quindi facciamo in teoria, dovrebbe essere Maignan, Calabria sulla destra, ritorna finalmente titolare,
comunque ha fatto una bella mezz'ora, 25 minuti con lo Spezia, e mi è piaciuto, come avevo detto, gli ho dato 6 abbondante perché mi è piaciuto da matti. Quindi Calabria sulla destra, Kalulu perché purtroppo ancora Tomori, Kier non sono ovviamente disponibili. Tomori probabilmente lo recupereremo per il derby, Kier ha finito la stagione in teoria, poi vediamo. Quindi Kalulu e Romagnoli ritorna finalmente, positivo, è negativo comunque al Covid già una settimana fa, anzi vabbè da domenica sera o da lunedì, forse da lunedì pomeriggio, e quindi tutta la settimana si è allenato col gruppo, tutto a posto, tutto tranquillo. Quindi a me dispiace per Gabbia, però le ultime due uscite di Gabbia a me non mi sono piaciute per niente, quindi io sono contento personalmente che è tornato Romagnoli. Sinistra Hernandez è comunque in questo momento qua in una forma straordinaria, quindi speriamo bene soprattutto per lui, su di lui anzi. Centrali di centrocampo dovrebbe giocare Krunic, perché comunque Bakayoko ha giocato quasi tutta la partita comunque con lo Spezia, e Tonali, ritorna Tonali dalla squalifica che si era fatto ammonire contro l'Empoli per poi giocare, scusate, contro il Venezia per poi giocare questa partita qua stasera. Fatto benissimo, si fa così quando si è diffidati prima di una partita importante. Poi parliamo un attimo di diffidati, ragazzi. Trequartista dovrebbe essere Diaz, sinistra Leao non si tocca, a destra c'è ballottaggio. In questo momento danno per favorito Messias su Salemakers, poi vediamo. Secondo me comunque sarebbe in questo momento meglio Messias, secondo me. Poi decide il mister Pioli, ci mancherebbe. Davanti Ibra, la nostra, diciamo, anche sicurezza, dai. Perché quando c'è Ibra in campo, al di là del voto che gli ho dato, al di là che comunque posso dire che magari è pigro, non si muove, cioè, Ibra comunque è una sicurezza. Se è in serata, che stanno bene tutti, Ibra è una sicurezza. E comunque Ibra ti dà sempre quella spinta a fare meglio. E in panchina, non ho visto la lista dei convocati. In panchina non so se è tornato Bennacer, perché la Costa d'Avorio, come sappiamo, ha vinto 3-1. Bennacer doveva essere disponibile per la Juve. Non so se in panchina sei convocato, non lo so, vi dico la verità. Questa è malinformazione, questa è brutta informazione, però non lo so, non posso farci nulla. E poi vabbè, i soliti assenti, Kessie ancora che sta giocando la Coppa d'Africa, Balotore che tra l'altro in Coppa d'Africa è stato positivo, Kier, e poi chi altro, Castiglieco era tornato. Niente, comunque pian piano stiamo recuperando tutti i pezzi, a parte chi era appunto che ha finito la stagione. E Tomori, vabbè, Tomori ne abbiamo parlato. Allora, parliamo nel frattempo, mi sta scappando il foulard. Che bello, sempre comunque. Scusate il bello della diretta, sempre comunque. E niente, faccio vedere anche un'altra cosa, vi faccio vedere, se riesco a trovare, eccola qua. Batte un cuore rosso nero, minantiamo. Bellissimo. Il mio portafortuna questo. Allora, cagate a parte. Dunque, diffidati ragazzi, settimana prossima c'è il derby. C'è Teo Hernandez diffidato. C'è Teo Hernandez. Quindi io, sinceramente, non interverrei mai, anzi metterei Leao terzino, che va a difendere, Hernandez se ne sta al centrocampo a correre e basta, non deve neanche intervenire, perché io ho paura quando ci sono questi diffidati di mezzo, ragazzi, soprattutto prima di un derby. E che derby dovrebbe essere? Quindi ragazzi, io sinceramente non... Occhio, perché cioè è diffidato. E niente ragazzi, cos'altro dire? Cioè non dico neanche le altre cose, perché comunque sono sempre le stesse cose noiose, eccetera. Poi per quanto riguarda un po' di mercato, stiamo facendo l'ultimo assalto per Boltman, che comunque 25 milioni sono 25 milioni, in questo momento non so se si possono spendere, però se no ci sarebbe comunque l'opzione prestito Bailey dello United, che a me piace da morire, a me piace tantissimo Bailey. E quindi vediamo, abbiamo preso quel ragazzo giovane classe 2002, Lazetic, oddio, non voglio dire stupidate, mi sembra Lazetic, spero che sia Lazetic, però personalmente io non lo conosco, però se l'hanno preso, un motivo c'è. Comunque non siamo riusciti a riscattare Pellegrini, quindi rimane a Monaco e girerà probabilmente in prestito al Torino. E Vlahovic, si parla di Vlahovic alla Juve, però anche quelle sono ancora
cose così campate per aria, perché comunque non c'è ancora assolutamente nulla di ufficiale. Poi ci sono anche le smentite, ma non è vero, per quest'anno, per gennaio, per quest'estate. Vabbè. E niente, ragazzi, l'ansia, ansia, tanta ansia, cresce l'ansia. Perché comunque pur sempre Milan Juve, perché comunque ci sono dei precedenti brutti e belli, perché ci sono dei precedenti sporchi, come ad esempio comunque anche il gol di Muntari, eccetera, però ripetiamo sempre che non abbiamo perso per il gol di Muntari lo scudetto, ma comunque perché avevamo perso comunque in casa con la Fiorentina. Quella è stata la partita cruciale. Perché comunque dopo l'episodio di Muntari siamo andati a battere l'Arsenal in Champions, abbiamo fatto altre 4 vittorie di fila in campionato, quindi il gol di Muntari sì, comunque poteva darti 2 punti in più, eccetera, però oggettivamente lo scudetto quell'anno lì l'abbiamo perso. Per colpa nostra, per colpa nostra. Anche se purtroppo c'è sempre questa cosa che contro la Juve c'è sempre un po' di paura, eccetera. Non voglio creare né polemiche né assolutamente. Però i precedenti, i ragazzi che lo dicono. E quello è il fatto. Quindi speriamo bene, dai, non, al di là di questo, speriamo bene, speriamo che invece sia una bella partita. Abbiamo bisogno assolutamente di questi 3 punti, assolutamente. Perché vuol dire comunque che comunque l'Atalanta ci ha preso un punto e la Juventus ce ne ha presi tre. Lasciando perdere l'Inter, che secondo come finisce stasera, l'Inter si fa un campionato a parte. E niente, ragazzi, mi raccomando, cuore, testa e anima. Queste 3 cose. Se ci mettiamo queste 3 cose, tutto può succedere. Siamo il Milan, siamo capaci di giocare a pallone, siamo comunque in una bella forma, l'abbiamo dimostrata anche con lo Spezia. Quindi, mi raccomando, dai, andiamoci a prendere questi 3 punti, col cuore si vince, come dice il nostro Tizianone Crudeli. Niente, mi raccomando, ricordatevi sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Lasciate like, attivate la campanella, condividete con tutti quelli che respirano intorno a voi, con o senza mascherina, come volete voi, ma tutte a parte, e con tutti comunque i vostri amici appassionati di calcio, anche chi non gli frega niente di calcio. Io sono vostro fratello rossonero, quindi fate finta che fallo per mio fratello. Quindi, mi raccomando, niente, boh, l'angolo del rossonero, mi raccomando, e come sempre, soprattutto stasera, nella gioia e nel dolore. Forza Milan con il cuore. Un abbraccio a tutti e ci vediamo nel post partita. Sperando che facciamo le corna. Un abbraccio e sempre forza Milan. Dai ragazzi.